Salve a tutti e benvenuti nel mio nuovo video. Oggi continuiamo ancora a parlare di matematica, calcolo vettoriale e andiamo a vedere il rotore. Avevamo definito la circuitazione, io vi consiglio di andare a vedere l'altro video. Abbiamo detto che la circuitazione di un campo vettoriale è l'integrale lungo la curva chiusa del campo vettoriale in DL. Avevamo parlato di questo nello scorso video. Ecco qui. Adesso parliamo di... Io ridisegno la curva gamma e metto anche i vettori F. Ok, io adesso... poi avevamo lo spostamento infinitesimo di L dell'omino, vi ricordate? Noi per ogni pezzettino avevamo un vettore per ogni pezzettino, magari è questo il pezzettino di curva, avevamo il vettore e il campo vettoriale uscente che usciva. Ok, adesso andiamo a definire invece il rotore, e ve lo spiego in questo modo il rotore, in un modo particolare devo dire. Noi abbiamo un tubo, ok? E poi abbiamo un fluido all'interno di questo tubo, e la velocità di questo fluido ce la esprime un campo vettoriale F. Abbiamo inoltre una palla all'interno, una sfera, che in quanto c'è il moto del fluido, si muove e rotea. Rotea? Attorno ad un asse di rotazione. La direzione di questo asse di rotazione è un vettore, no? Il vettore, e lo chiamiamo rotore. Il rotore, e lo indichiamo in questo modo. Quindi notiamo già una prima differenza con la divergenza, ma adesso ne parliamo. Quindi il rotore, che è questo, si muove. È il vettore che indica la rotazione della palla, della sfera rigida. E se questo qui è il nostro centro, allora è il sistema di riferimento, ed è il centro della sfera, la norma di tale vettore, il rotore, è la metà di un'altra, di una norma di un altro vettore che per chi studia fisica di sicuro conosce. Stiamo parlando del vettore momento angolare. Perché infatti avremo un raggio della sfera R e il vettore quantità di moto. R, che è il raggio posizione, lo indichiamo con un vettore, per moltiplicato tramite prodotto vettoriale per la quantità di moto, otteniamo il momento angolare diviso 2. Diviso 2 otteniamo la norma del nostro rotore. Quindi lo possiamo definire in questo modo il rotore, ma se lo volessimo definire da un punto di vista più matematico che fisico, il rotore quindi è un vettore che ci esprime una rotazione, ci descrive in un punto la rotazione del campo, il comportamento rotazionale del campo. Ecco perché, per esempio, se noi abbiamo una cosa del genere, il rotore di sicuro non sarà pari a zero, ma sarà maggiore o uguale a zero dipendentemente dal verso delle freccette. E allora, il rotore, matematicamente parlando, è proprio questo, cioè il determinante della seguente matrice: I, J, K, le derivate parziali rispetto a ovviamente in R3 questo, questi sono i versori fondamentali, basi di R3, basi canoniche di R3, poi le derivate parziali di niente, cioè il vettore nabla, e poi abbiamo le componenti del campo. Perché, allora, molti si staranno chiedendo perché è determinante se il vettore, se il rotore è un numero e il determinante indica un numero? Il rotore è un vettore, il determinante indica un numero, quindi perché? Come potete notare, la prima riga è IJK, perciò uscirà fuori un vettore. Una prima componente per I più una seconda componente per J più una terza componente per K.
Ok, questo qui è il rotore. E la divergenza invece l'abbiamo espressa come somma delle derivate parziali delle componenti. Quindi la divergenza è un operatore che tu dai un numero, ti ridà tu dai un vettore, ti ridà un numero. Il rotore gli dai un vettore, ti ridà un vettore. Perciò il rotore appunto non è un numero. Ok. Esiste una relazione tra rotore e circuitazione che viene chiamata teorema del rotore o teorema di Stokes-Kelvin. Il teorema del rotore, o teorema di Stokes-Kelvin, dice che se noi abbiamo la curva che abbiamo preso la scorsa volta, gamma, e ci calcoliamo la circuitazione del campo F, e questa curva racchiude una superficie S, allora la circuitazione sarà l'integrale superficiale del rotore. In DS, del rotore del campo F. Quindi che cos'è questo? Questo qui è un flusso, il flusso del rotore di F. Perciò la circuitazione di F è pari proprio al flusso del rotore di F. Questa è la prima cosa che capiamo dal teorema del rotore o di Stokes-Kelvin. Seconda cosa, meno importante, è che un'integrale da un punto di vista di calcolo e basta, e un'integrale doppio può essere semplificato tramite un'integrale di linea. Terza cosa è che, come abbiamo visto per il teorema della divergenza, anche il rotore opera localmente in un intorno e in un punto del campo, mentre la circuitazione opera globalmente in tutto il campo. Perciò significa che se noi dividiamo questa curva in tante, la superficie che racchiude la curva in tante superficine, da ogni superficie ci sarà un contributo del rotore. Quindi la somma di tutti i rotori per unità di volume, per unità di superficie, ti dà la circuitazione. E la cosa più importante forse è che la circuitazione è un flusso alla fine, cioè la circuitazione di F è pari al flusso del rotore di F, cosa abbastanza importante. Ovviamente notate che il rotore è prodotto vettoriale fra nabla e il campo vettoriale. Ok, si può indicare anche in questo modo rot di F, come anche la divergenza si può indicare in questo modo, ma a me piace più indicarlo in questi modi. Abbiamo così concluso questi due video più questo complemento è servito proprio a definire il teorema di Stokes-Kelvin e il teorema della divergenza. Ma adesso nel prossimo video ci spetta l'ultima parte, il teorema di Gauss-Green e il teorema di Holdmatz, che ci dice, quello è molto importante, ci dice che un campo si può descrivere utilizzando solamente il rotore e la divergenza, ma di quel campo no. E quello lo vedremo nel prossimo video. Vorrei un attimo introdurvi le forme differenziali, perché il teorema di Gauss-Green utilizza le forme differenziali. Allora, prese due funzioni alfa beta, che vanno da A incluso in R2 e vanno in R, quindi scusate, in R, quindi insomma queste sono funzioni scalari. La forma differenziale è alfa di xy in dx più beta di xy in dy. Questo possiamo definire anche un integrale di linea presa φ di t, che è parametrizzata da x di t, y di t per t incluso in AB, abbiamo che l'integrale di linea lungo φ di v è definito come integrale da A a B di alfa di
di x di t, y di t, per x primo di t, più beta di x di t, di y di t, per y primo di t. Tutto in dt. Questa cosa è meno importante, ma è importante il fatto che se esiste una funzione che va da R2 ad R, e questa è differenziabile, cioè esiste il suo differenziale, mi raccomando, andate a vedere le lezioni che ho trattato sulle funzioni differenziabili, sono tre. Allora, la forma differenziale si dice chiusa se il differenziale di questa funzione è la forma differenziale. Inoltre, si dice esatta, scusate, questa... quando il differenziale di una funzione è differenziabile è pari alla forma differenziale, parliamo di funzione. Forma differenziale esatta. Infine, forma differenziale chiusa se abbiamo che la derivata parziale, ok, scusate un attimo, forma differenziale chiusa, queste sono cose meno importanti, se la derivata parziale di alfa rispetto alla y è pari a quella rispetto alla x di beta. Ok, noi ci vediamo nel prossimo video e parliamo di che cosa? Parliamo di teorema di Gauss-Green e teorema di... Halmaz. Ci vediamo quindi nel prossimo video. Lasciate like e iscrivetevi al canale.